Ciao Pocher Victims, questo è il terzo video del nostro progetto con la rivista di Burda Style di febbraio, dove andremo a realizzare la blusa numero 119. Nel video precedente abbiamo già preparato il cartamodello, abbiamo quindi già bagnato il tessuto, l'abbiamo asciugato e siamo pronte per andare a tagliarlo. Ho piazzato per primi i pezzi del dietro, che sono quindi la baschina, che va posizionata in doppio intero, quindi esattamente sulla piega del tessuto. Tra il cartamodello e il tessuto non c'è spazio. Ho posizionato per primi questi due spilli in modo tale da allargare poi il cartamodello senza formare pieghe. Così anche come lo sprone, sempre nella parte dietro, prima sulla piega e poi uno spillo per punta. Piazzando gli spilli cerco di rimanere sempre all'interno del mio margine di cucitura in modo tale da non andare a bucare il tessuto sotto. Allo stesso modo ho piazzato la parte dietro, il numero 22, in doppio intero sulla schiena e piazzando sempre prima la parte attaccata alla piega e poi gli altri punti. Stessa cosa per il colletto dietro. Per quanto riguarda il numero 21, il davanti, mi sono affidata al dritto filo. Ho misurato la distanza tra la linea del dritto filo e la cimosa e ho verificato che fosse uguale dall'inizio alla fine, quindi parallelo alla cimosa. Ho piazzato per primi questi due spilli e di conseguenza gli altri, andando ad allargare il cartamodello. Similmente ho fatto per questa fascia che sarà la paramontura del mio davanti. Quindi qui si intravede il mio dritto filo, io l'ho girato per comodità. Si intravede il dritto filo, quindi ho posizionato per primi questi due spilli e gli altri di conseguenza. Anche per la baschina davanti ho fatto lo stesso procedimento, quindi ho misurato dal mio dritto filo alla cimosa per verificare che fosse dritta. Anche per la manica abbiamo segnato il dritto filo, quindi il procedimento sarà lo stesso. Quando vado a tagliare posso scegliere se utilizzare le forbici, mi raccomando quelle da tessuto che non usate per nient'altro. Le forbici vanno posizionate sempre perpendicolari rispetto al tessuto, quindi non a 45 gradi da un lato o dall'altro. Queste tra l'altro hanno anche un'impugnatura più comoda per il taglio. Vado a tagliare a filo del cartamodello, quindi senza prenderlo. Se mi si solleva in questo modo, non faccio altro che o spingerlo con le dita oppure aggiungere uno spillo. Quando arrivo in punta, taglio leggermente di più in modo tale da essere più comoda a fare l'angolo. Cercate di spostare il tessuto il meno possibile, quindi lasciarlo più piatto possibile. Mi raccomando, usate la prima parte della forbice per i tagli di precisione e la seconda per i tagli di profondità. Questo, ad esempio, è un taglio di profondità, quindi non arrivo mai a chiudere totalmente le forbici. Questo invece è un taglio di precisione, quindi andrò a lavorare con la punta della mia forbice. Se vi sentite più a vostro agio invece con la rotella, mi raccomando, usate sempre anche la riga per proteggere il cartamodello. Io la rotella la uso specialmente per fare i tagli dritti, quindi come nel caso della manica, mi va benissimo utilizzare la riga grande. Una volta finito di ritagliare tutti i pezzi, andiamo a fare le tacche. Quindi partiamo dalla manica. Troviamo una tacca qui al centro in alto che ci indica dove andrà posizionata la spalla. Per tacche intendo dei taglietti di pochi millimetri, in modo tale da essere solo di riferimento. Questi taglietti non devono mai superare il margine di cucitura. Io solitamente uso proprio la punta delle forbici per farli in modo tale da essere certa di non superarlo. Abbiamo anche un'altra tacca sul giro manica che ci indicherà il davanti. Mi segno anche la tacca di ripiegatura dell'orlo, sia da un lato che dall'altro.
e le due tacche per la culisse. Queste sono tutte riportate sul cartamodello dato dalla rivista. Passiamo alla baschina dietro dove troviamo la pence. Io la segno con due tacche in corrispondenza della cucitura della vita e mi farò un puntino con la penna sul vertice della pence. Se preferite potete tagliare solo il cartamodello, ripiegarlo e imbastirvi la pence in modo classico. Inoltre mi segno il centro della mia baschina, sempre con una tacca sulla piega. Nella parte dietro segno semplicemente la metà, quindi infilo la forbice nella piega e faccio un piccolo taglietto. Faccio gli stessi taglietti sia per lo sprone sia per il ripiego dietro. Per la baschina davanti effettuiamo due tacche in corrispondenza del ripiego e una tacca in corrispondenza del centro, quindi dove è segnato il dritto filo. Per il davanti segno la tacca sul giromanica dove andrà attaccata la manica e dopodiché trovo le arricciature. Qui mi faccio dei piccoli taglietti in corrispondenza di ogni segno. Inoltre mi riporto anche la tacca del centro. Per il ripiego davanti mi segno sempre una tacca al centro, quindi in corrispondenza del dritto filo. Siamo quindi pronte a cucire con tutti i pezzi tagliati. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!